Quante erano? Sette. Dai, ci siamo? Dove sei, Sandra? Arrivo, ah, ecco. Era una pausa. Okay. Eccola. Ci sono stronzi, ci danno solo 40 minuti. Ora digli, metto tutti di nuovo. Vi muto di nuovo, via. Uno, due. Vai. Ok, si va avanti col palo. Da qui. Sandra. E faccio un bel rollback, devono vedermi meglio, ok. E salgo, inspiro, le vertebre basse, le vertebre alte. Oggi vi faccio il teaser, eh? Inspiro e vado. L'importante è non salire con le spalle, fare questo. Così va bene, ma? Sì, sceglierei. Inspiro, ho il mio assistente qua io, eh. Ok, da qui guardate cosa devo fare, staccherò i piedi e mi chiudo, prendo l'aria, quando butto fuori l'aria devo aprirmi, inspiro, e il teaser, inspiro e mi apro, pensate, inspiro, espiro e stop, da qui metto le mani sulle ginocchia, incavo e vado rolling, uno e due, e tre, non devo andare sulla la testa, e stop, e mi apro, 3 secondi, uno, due, tre, boomerang, ok, incrociamo i piedi, ci siete tutti? Inspiro, mani al petto, espirando mi allungo, ho la gamba destra incrociata sopra la sinistra. Da qui inspiro, incavo, andrò in giù e cambio le gambe e vado in teaser. E di nuovo in, es. Ma, Monica, ma non chiedo questo. Ah. Chiedi, sopra no. Ok, Monica, che succede? Aspetta. Un attimo, fate il... Monica. È così. Purtroppo non è una lezione che vi vedo. Aspettami Paola di farlo, aspettami. Dov'è Monica? È uscita. Non c'è la... ecco. Ok, di nuovo teaser. Aspetta, mantis mamma, rue. Vabbè, intanto vi allungate in avanti. Allungatevi un attimo in avanti, aspettando. Abbiamo un po' di problemi tecnici ogni tanto, eh. Monica, sentite? Sì, sì, grazie, sì, ora funziona. Facciamo il boomerang del Pilates, il boomerang è abbastanza difficile. Incrocio la gamba destra sopra la sinistra, mani al petto, mi allungo. Quando finisco in avanti, ritorno su, incavo, le vertebre basse vanno giù, cambio lì e vado su in teaser. 3 secondi. Ancora una gamba e vado in teaser e stop e mi allungo in avanti per sciogliere che no, ok, tutto bene, ok, mi alzo su e mi metto in posizione mermaid sirenetta, ho le gambe, le ginocchia piegate. Braccio destro, inspiro, espirando vado laterale, inspiro e vado dall'altra parte, mi allungo, pancia dentro e vado. Ancora, da qui sfilo il braccio, metto il gomito in avanti e il pugno, ginocchia all'indietro e il fianco alto dal tappetino. Preparo per salire, inspiro, salgo. E braccio su, 5 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, anche la gamba, 2, 3, 4, 5, in avanti e inspiro, sono sempre su col fianco, rimango altri 5 secondi, 3, 4, 5, riscendo giù, mi giro, un minuto di plank, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gamba destra sopra, 10 secondi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'altra. 1, 2, 3, 4, 5. Respira. Di nuovo paralleli. 40 sono a 40. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ancora altri 10. 1, 2, 3, 4. Respira. E vado a riposare all'indietro. Ora faremo la V. Attenzione, attenzione, la V. Preparo. Un attimo, tolgo i calzini se non scivolo. Inspiro, espirando, preparo le dita dei piedi, vado a fare la V. Posizione flessione. Scendo. Risalgo, inspiro, all'indietro. E faccio la V, la schiena completamente piatta, guardo a terra, in avanti, e flessione. Ancora, inspiro, espiro, preparo in, S, faccio la V, flessione e vado giù e non tocco terra, 3 secondi, 1, 2, 3 e stop, rilasso e andremo dall'altra parte. Mermaid dall'altra parte, metto le ginocchia verso sinistra, i piedi a destra, inspiro e mi allungo. Inspiro e mi allungo. Ancora. La respirazione è importante, mi dà forza. Gomito e pugno in avanti, che allineo la spalla al gomito. Ginocchia all'indietro. Mano sopra, alzerò il fianco, il bacino e poi il braccio. Rimarrò 5 secondi, 4, 5. Alzo la gamba, altri 5. Ginocchio al busto, 1. Non perdo la mia linea, 2, 3, 4, 5. Ritorno, piego, ritorno. Mi giro, plank. Ancora, 2, 3, 4, 5. Ora ginocchio al busto, 1, cambio, 2, 3, 4. Cami, c'è qualcosa di scritto, 5. Ma hanno scritto qualcosa, 6, 7, 8, 9, 10. Di nuovo giù, inspiro di nuovo la V, espiro V. Flessione. E scendo, inspiro, e V, più dinamico, forza, e V, da qui, mentre sono con la V, ginocchio in avanti, e torno, vai, e torno, vai, e torno, forza, e altri due, e stop. Posizione flessione, scendo senza toccare terra, rimango. 1, 2, 3 e rilasso. Bravi! È tosto, eh? Bisogna bruciare tutto il cibo che si mangia a casa. Portiamo ora il nostro corpo prono a terra. Le mani una sopra l'altra e la fronte sulle mani. Io non metterò la fronte perché devo parlare e mi dovete sentire, ma voi metterete la fronte. Inspiro, attivo la pancia dentro, la powerhouse. Espirando, stendo la gamba destra lontana da me col piede a punta. Cambio, ora la sinistra. Ancora, inspiro e vado con destra. Rimango 2-3 secondi e ora sinistra. Piego il mio ginocchio destro, alzerò la coscia 4, 1, 2, 3, 4, rimango su 4 secondi, 3,
4, cambio, sinistra, alzo, 1, il piede è puntato in su, 2, 3, 4, isometria, 1, 2, 3, 4 e su. Le braccia li distendo, ok, inspiro, espirando, salgo con il busto e torno su, le gambe sono giù, ancora, e vado. Non devo stringere i glutei, vi guardo, ma mi vedi, Sara, mi vedi? Sara, unmute. Dai, continuate a farlo. Unmute. Non lo so se Sara mi vede. Continuate, continuate. Sara, mi senti, mi vedi? Non lo so. Ora alzerò anche le gambe insieme al busto. Cami, inspiro, gambe e braccia. Torno giù. E vado. C'è questa ragazza, Sara, non so se mi vede perché la sua immagine è ferma. E salgo, apro le braccia e torno giù. Ho perso la connessione? E torno giù e vado e torno giù. Le braccia vengono davanti sulla parte esterna delle mani, così li metto sulla parte esterna. La testa è giù, inspiro, braccio destro e gamba sinistra e li alzo. Cambio e vado. Forse non li ho mandato l'altro link a loro. Continuate un po'. E torno. E vado. Continuate a farlo, volevo dire una cosa. Voi continuate, forse non gli ho mandato l'altro link all'altra scuola. Ancora, ancora. Quando avete finito, tornate all'indietro. Ok? Arrivo, arrivo. Ok, da qui tutto insieme, due braccia, due gambe, e torno giù, e vado, soffio l'aria, torno giù, e vado a fare swimming, 1, 2, 3, e 4, 5, 6, 7, 8, e torno giù. Metto le mani qua vicino a me, alzo, e mi rilasso all'indietro. Mi metto a quattro zampe. Ci siete? Allineo tutta la schiena, dalle vertebre basse, dal sacro alle scapole, alla nuca, dal polso ai gomiti, alle spalle e ginocchio, anca. Inspiro, braccio destro, gamba sinistra e mi allungo. Ancora. E torno, inspiro e vado. Ancora due. E vado, inspiro. Da qui formo un pugno, ginocchio al busto, al gomito e vado. Ginocchio al gomito, espiro. Ginocchio al gomito. Ginocchio al gomito. Ancora due. Rimango distesa 10 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e cambio dall'altra parte, sinistra e destra. Quando sono sicura di avere buon equilibrio, ginocchio gomito e vado, ginocchio gomito e vado, ginocchio gomito e vado, altri due. E rimango e stop. Da qui inspiro, espirando, braccio destro si distende come se qualcuno me lo tirassi, senza fare questo con la schiena, tengo e rimango, torno e braccio sinistro,
di nuovo il destro lo piego e salgo su col braccio e così il mio braccio è su, torno e lo passo sotto l'ascella, torno e risalgo e ascella, inspiro, espiro, inspiro, espiro, cambio dall'altra parte, braccio sinistro piego, salgo e guardo su e vado giù e guardo su e vado giù, ancora e giù e stop, vado a riposare un pochino, 2 secondi di riposo, rest position, continuate, riposate un attimo. Ok, da qui mi rimetto a 4 zampe e faremo il cat, stretch, mucca, gatto, fletto, espiro, inspirando salgo su, espiro, ritorno giù, salgo su, quando prendo l'aria, ora comincio a formare un'onda in avanti, e indietro, e in avanti, soffio l'aria, prendo l'aria, soffio l'aria, prendo l'aria, all'ultima volta preparo le dita dei piedi e vado a fare la V sulla schiena in diagonale, talloni a terra e cerco di piegare un ginocchio dopo l'altro spingendo all'indietro. Ancora. E ritorno giù e ricomincio la mia, il mio gatto mucca. Soffio l'aria quando sono giù. Prendo l'aria quando sono su. Da qui mi siedo sui talloni. Braccio destro. Braccio sinistro. Dita delle mani guardano le dita dei piedi, vedete? Preparo, inspiro, espirando salgo e guardo all'indietro e rimango 2-3 secondi, torno e vado avanti, soffio l'aria, ancora una volta, inspiro, alzo il bacino e vado, 3 secondi e torno giù e ritorno, mi riposo per rifarlo per bene, inspiro, alzo lo sguardo, alzo la schiena, da qui alzo il bacino e la testa va all'indietro, torno e da qui faccio un pochino massaggino alla mia schiena, per riposare, riposo, ok, da qui la gamba destra va all'indietro, scivolando piano piano, arrivo giù e mi riposo un po', con la coscia sinistra piegata, gomiti giù e testa giù. La gamba destra è dietro la mia schiena completamente. Ancora 2-3 respiri. Alzo lo sguardo, mi alzo sulle mie mani, continuo a stare nella posizione. Non alzo le spalle, giù. Ancora uno. Mi giro su me stessa e arrivo nella posizione di gamba chiusa, gamba aperta. Apro le braccia, inspiro, stessa gamba che era chiusa. E vado a prendere il piede, mi aggancio. Rimango giù. Respiro. 4 respiri. 1, 2, 3. Braccio destro e mi alzo su e mi allungo. Guardo il braccio. 1, 2, 3, riscendo e mi aggancio al piede, 3 respiri, 1, 2, 3, e su, 3, guardo il braccio, 1, 2, 3, 2 respiri,
Uno, due, e vado. E stop, ritorno. E mi giro di nuovo per fare l'altra gamba. Destra davanti, sinistra dietro, scivolo, scivolo e scendo. Mi seguite? Tutto ok? Ok, giù. Sento che qui mi sto allungando questa parte piriforme. E mi alzo e continuo a allungarmi senza alzare le spalle. Bella. La gamba è dietro di me. Lo sguardo è lontano, respira. Ora mi girerò così perché sennò dovevo girarmi dall'altra parte, ma aggancio al piede o la destra piegata e mi aggancio, ma allungo. Quattro respiri, uno, due, tre, quattro e salgo, guardo il mio braccio, due, tre, quattro, mi aggancio al piede, tre respiri, uno, due, tre, braccio su e sul bacino, uno, due, tre, due respiri, uno, due e su, uno, due, mi risiedo e mi aggancio, ma allungo. Bravissimi, interessante, siete bravi. Ancora due, ma allungo e faccio il mio flow in avanti, inspiro, espiro e incavo la schiena, in avanti, inspiro e flow, in avanti, soffio, in avanti, ora mi aggancio di nuovo e sento come mi sto allungando bene, soffio l'aria. Contrario, prima salgo e poi incavo. Prima salgo, poi incavo. Prima salgo e rimango giù, ma aggancio. Dovrei arrivare con la fronte sulle ginocchia. Namo Tiziano, la fronte sulle ginocchia. Ancora. Due e tre, alzo lo sguardo. Mi ritrovo di nuovo in quadrupedia. Metto le dita dei piedi a terra, mi siedo e stacco le ginocchia. Apro, apro e rimango qua seduta col sedere in giù, posizione bagno. Rimango, rilasso, rilasso tutto il mio bacino. Respiro. Ancora uno. Metto le mani a terra, salgo su, allargo, allargo le gambe e la schiena in diagonale. Cerco di allungarmi bene. Non voglio vedere una schiena così, ma bella in asse. Mentre siete così, vi guardo, vediamo se siete giusti. Voglio vedere soprattutto Paola. Sì, Paola, senza curve, eh? Allungati. Monica e Tiziano. Bravo! No! Mi vedo! Che scemi! Ma dai! È tremendo tuo marito, Monica. Ok. Cammino, 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 cammino verso la gamba sinistra. Mi aggancio al polpaccio e mi allungo. Cammino, cammino, mi aggancio al destro. E di nuovo ritorno dritta, chiudo le gambe un pochino e faccio il mio roll up in 11 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Arrivo su. Aspetta che mi dovete vedere. Lavoriamo un po' sugli equilibri. Peso destra, peso sinistra, rimango su una gamba, io sono sulla destra, equilibrio su, rimango in equilibrio, stendo la gamba in avanti, equilibrio, rimango, braccio su, poi l'altro, forza
nella quadricipite. Piego, lo metto sul ginocchio, equilibrio. 2, 3, 4 e vado all'indietro, busto in avanti. 3, 4 equilibrio. Lascio cadere le braccia e vado in avanti e torno su di nuovo due gambe e vado passo passo sull'altra gamba su. Trovare l'equilibrio, non guardate a me che oggi faccio schifo. Stendo la gamba, la pancia è tenuta, su e su. Piego, metto il ginocchio, i piedi qua, rimango in equilibrio. Ora va all'indietro il ginocchio, il busto va in avanti senza cadere. Andiamo Paolita, ritorno su e ritorno. Ok, da qui soffio, inspiro, scendo soffio e su, ma allungo e ritorno giù e ma allungo, in arco vado, soffio l'aria e vado e stop, rilasso un po'. Ultimi minuti vi faccio un po' rilassare. Ora vi metto il vostro audio. Mi aiuti un po'? Com'è andata? Bene, grazie, molto bene. Bene, grazie. Ciao! Fammi vedere il tuo cane! Non li faccio. Eccolo! Senti. Ciao! Paola, com'è andata? Bene, bene. Sai, io poi vado più piano. Non ti preoccupare. Lo vedere. Quando ce la faccio mi Gianna, com'è andata? Bene, perfetto. Sì, non posso fare 50 minuti perché il programma non chiude. Va bene, tranquilla. Anche oggi sì. Grazie. Poi vi ho fatto oggi un po' intensivo oggi. Ma ci vuole, se no troppa inattività fa male. Oggi duro. Oggi davvero, Vabbè, oggi ci vediamo duro. Martedì, ok? Ok. Paola, da seconda Paola come va, GSD? Paola. Bene, grazie, bene. Sì, è normale se domani ti fanno male le gambe, perché si è fatto un po' di squat. No, ma io faccio anche altre cose da mesi. Bravissima. Carlita, martedì che vedere cosa c'è, Sandra? Ma perché non lo fai su Facebook? In diretta? No, io non ce l'ho Facebook. Perché non posso interagire con voi. Capito? Questo è un... Ok, perché non puoi interagire per quello. Qui è, io, come è si vede con me a lezione ad altri. Almeno vedi. Così è vero, è vero. Cosa c'è, Sandra? Martedì che cosa c'è? C'è sempre Pilates. E sto valutando se fare danza del ventre perché come si dice? Non rende molto la danza del ventre, non riesco. È vero. Non è che... Ma il balletto l'avete fatto? L'avete fatto? Sì, ma male. Va bene. Prima vediamo a specchio e non va tanto bene, capito? Poi ci vorrebbe più spazio in casa, capito? Quindi secondo me... Poi non si sente bene la musica. Farò solo Pilates, mi sa, sai. Se va mai bene. Mi registro a fare danza del ventre vi mando un po' il ballettino. Ecco, casomai quello sì. Ma quello non posso sì. Farti... Brava. Lezione diretta così. Ci vediamo martedì, Paola Propezzi. Martedì! Ciao! Mi date un bacino? Ciao!